Salve a tutti, grazie di essere qui in questo ultimo incontro del Centro di Cliniche Italiane e Psicoterapia di Modena, del Centro per Disturbi di Personalità, è l'ultimo incontro nel 2020 e poi ne inizieremo altri, diciamo, per il 2021. L'ultimo incontro, appunto, sarà condotto da me. Mi chiamo Alessandra Brugnoni e della dottoressa Gemelli. Entrambe siamo psicoterapeute e lavoriamo all'interno di studi cognitivi e ci occupiamo appunto del Centro per i Disturbi della Personalità, oltre ad altri componenti della nostra equipe. Facciamo parte appunto di studi cognitivi, come dicevo, che è una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale. E ha sede in varie zone dell'Italia e in ogni sede c'è sempre un centro clinico. E da quest'anno, oltre nei centri clinici, ci sono dei centri più specializzati per varie aree problematiche. In maniera particolare, negli studi cognitivi di Modena c'è appunto Clinica Italiana di Psicoterapia di Modena, che è dedicata ai disturbi della personalità. Questa sera. L'evento appunto fa riferimento a problematiche inerenti sempre alla gestione delle emozioni, quindi la difficoltà nel relazionarsi quando si trovano difficoltà appunto nella gestione delle emozioni. E in particolare questo incontro è dedicato a come genitori e familiari possono effettivamente diventare una risorsa, un sostegno quando si verificano queste situazioni. E lascio quindi subito la parola alla dottoressa Gemelli per iniziare, la nostra relazione e buon ascolto per qualsiasi poi domanda, ci dedichiamo la parte finale. Allora, buonasera a tutti. Come ha anticipato la dottoressa Brugnoni, stasera proviamo a entrare un po' nel merito di questo tema e ci piacerebbe farlo. L'abbiamo già approfondito in varie serate, partendo, insomma, parlando anche di tolleranza alla frustrazione, parlando in generale di disregolazione, emotiva. Stasera ci piacerebbe farlo. Come dire, da una prospettiva un po' diversa, quindi dalla prospettiva delle famiglie, dalla prospettiva dei famigli, quindi dei parenti, dei familiari, dei partner, dei fratelli, dei figli o dei genitori, insomma, che si trovano a vivere quotidianamente con le difficoltà di regolazione emotiva, appunto, e con tutto quello che significa questo termine. Con regolazione emotiva, come dire, noi intendiamo, partiamo da una definizione che è quella di una capacità che prevede l'avere consapevolezza e comprendere le proprie emozioni, riuscire ad accettarle, così come riuscire a controllarle e agire in base ai propri obiettivi anche quando queste emozioni sono intense e negative. E quindi il fatto di poter prevedere una capacità, quindi di utilizzare delle strategie ad hoc di regolazione emotiva che siano flessibili e adatte nelle varie situazioni in cui ci troviamo. Il modello di riferimento cui spesso, insomma, di cui spesso abbiamo parlato, il modello biosociale, come dire, concettualizza, prevede, no, lo sviluppo del concetto di disregolazione emotiva o quello di vulnerabilità emotiva come causa, diciamo, di due fattori principalmente. Un fattore di tipo temperamentale, quindi la presenza di un'elevata vulnerabilità emotiva in un soggetto, in una persona, e di fattori ambientali. Fattori ambientali che in alcuni casi fanno fatica, non riescono, tendono magari a non accogliere quelle che sono le emozioni del bambino o comunque fanno fatica a darne una corretta lettura. Quindi l'insieme di questi due fattori, una vulnerabilità emotiva e un ambiente che per vari motivi, no? Perché si trova magari ad affrontare una fase familiare particolare, perché appunto insomma, si fa fatica a dare
appunto uno spazio corretto a quelle che sono a questa emotività che è già francamente complicata del bambino, fanno sì che si arrivi, no, a un, come dire, a un esito che vede una serie di transazioni individuo-ambiente caratterizzati dall'instabilità. Un po' come se il messaggio che aleggia e che viene, che si respira, è quello che l'emotività non vada bene o comunque non possa essere in realtà una fonte, una risorsa quindi per fare delle scelte, per orientarsi nel mondo. Cosa succede quindi quando ci troviamo di fronte a l'insieme di questi due fattori? Che la persona che soffre quindi di vulnerabilità emotiva ha grosse difficoltà a riconoscere e identificare le proprie emozioni e tende a favorire risposte emotive estreme, quindi che vengono, come dire, poi manifestate con dei comportamenti che a sua volta, no, diventano espressioni di un disagio che la stessa persona poi considera biasimevole e quindi inizia a criticare e tende quindi a punirsi per questo, quindi provando poi un'emozione secondaria di colpa, di vergogna. Così come si può presentare un'oscillazione tra due posti contrari, insomma, quindi la tendenza di inibire profondamente le proprie emozioni piuttosto che un'eccessiva intensità emotiva, oppure come conseguenza una difficoltà a tollerare lo stress della frustrazione, con difficoltà inoltre a porsi delle aspettative e degli obiettivi realistici. E chiaramente, come dire, proprio per il compito che hanno nella normalità le emozioni, la difficoltà a riuscire a identificare e a controllare fa sì che la persona con disregolazione emotiva e vulnerabilità emotiva abbia difficoltà a orientarsi, quindi in base a queste emozioni, in base ai pensieri, e tenda più facilmente ad appoggiarsi sull'esterno, quindi a fare riferimento a altri per anche acquisire un senso di identità e definire dei propri scopi. Altro esito, no, è un'attività mentale estremamente vulnerabile e rigida che si caratterizza per una forma di pensiero che viene definito dicotomico, quindi pensiero tutto o nulla, un pensiero bianco o nero, nel quale appunto le polarità vengono cristallizzate e sono dei sistemi unici di riferimento e univoci. Tanto che in questo modo non si riesce a cogliere la complessità di tutto il fenomeno emotivo, non si riesce a fare uso delle valutazioni cognitive che invece ci sono necessarie per mediare il rapporto tra quello che avviene in uno stimolo e quella che è la nostra risposta comportamentale. E tutto questo portando a un'esperienza emotiva appunto semplicemente secondo un modello di stimolo-risposta, quindi mi succede qualcosa e io reagisco in una modalità quasi costantemente impulsiva e rigida. Quindi quello che possiamo osservare poi dall'esterno, no, il modo in cui si manifestano queste caratteristiche è il fatto che nel tentativo quindi di controllare o sopprimere le proprie emozioni dolorose, chi soffre di disregolazione emotiva affronta delle situazioni fuori controllo e diventa appunto emotivamente disregolato. Può presentare per questo aree in cui è impulsivo, può essere aggressivo in certi momenti fisicamente o verbalmente, o può avere condotte comportamentali disregolate, può usare alcol, droghe, insomma tutte azioni o comportamenti che sono, come dire, dei tentativi di gestione della propria emotività. Quindi vengono utilizzati comportamenti esterni proprio al fine di regolare il proprio stato emotivo, che altrimenti non riesce ad essere regolato.
osserviamo anche, no, quello che è una difficoltà nel processo decisionale, una rigidità di pensiero, come dicevamo prima, quindi sia per quello che riguarda la visione del mondo, sia per quello che riguarda la visione di se stessi. E questa difficoltà di regolazione chiaramente ha una ricaduta allo stesso modo anche nelle relazioni. L'altra caratteristica che spesso osserviamo appunto è questa, una sorta di ipervigilanza, un'ipersensibilità agli stimoli esterni. Quindi, come dire, come possiamo renderci conto, immaginiamo appunto di avere una forte carica emotiva che non riusciamo a controllare e che quindi tentiamo di controllare in vari modi attraverso stimoli esterni o comportamenti esterni che spesso non fanno altro che peggiorare la situazione, oppure nei contesti relazionali dove nella maggior parte dei casi si avviene una sorta di fraintendimento, no? Piuttosto che un insieme di relazioni caotiche. Allora, abbiamo provato, come dire, un po', insomma, anche a immaginare, no, come ci si sente dall'altra parte, qual è l'esito poi per chi si trova a vivere, chi si trova a vivere queste situazioni, no, dall'altra parte. È chiaro che i familiari o i partner, i fratelli, insomma, si sentono esausti e spesso sconfitti dopo aver magari passato anni a cercare una spiegazione logica a dei comportamenti apparentemente illogici, no? Quindi nel tentativo di dare una spiegazione a quello che vedevano. Ovviamente si fa fatica a essere comprensivi e compassionevoli, quindi a capire, no, che cosa sta vivendo il familiare che soffre di disregolazione, perché si è continuamente frustrati da un continuo senso di inefficacia, magari nel tentativo di dare dei consigli che puntualmente sono stati ignorati o sono stati fraintesi, no? E questo porta anche purtroppo spesso al fatto che i familiari e appunto i cari di questi nostri pazienti spesso non sono risorse che vengono utilizzate per affrontare le abilità, anzi spesso vengono lasciate fuori dal percorso del proprio familiare, perché con la relazione è connotata spesso da una grossa conflittualità, e questo, come dire, rischia di essere un intervento controproducente. Quindi immaginiamo, no, di trovarci dall'altra parte, immaginiamo di vivere stando in rapporto con quelle che sono, abbiamo visto, le manifestazioni di quelle che sono gli aspetti di disregolazione emotiva. Quindi il fatto di sentirsi eternamente sotto stress perché magari il vostro familiare vi sconvolge la vita e vi causa infinite preoccupazioni. Oppure quella sensazione, no, che quando lo osservate passi in un solo istante dalla calma all'ira, alla disperazione, quindi la presenza di cambiamenti dell'umore che sono così repentini, tanto che da confondervi e da indurvi a pensare di aver immaginato ciò a cui avete appena assistito, quindi che non sia reale, no, quello che avete visto, proprio perché il cambiamento dell'umore è velocissimo, vi sembra. Quindi, come dire, vi è sembrato prima felice, un momento dopo, senza alcuna ragione, il familiare può essere arrabbiato o in preda alla più totale disperazione. E questo, come dire, in qualche modo è quello che un clinico vi definirebbe disregolazione emotiva o labilità emotiva, no? Una delle prime caratteristiche e manifestazioni che ci siamo detti. Oppure dell'impulsività, no? Se avete l'impressione che il vostro familiare non abbia il controllo delle proprie emozioni e i comportamenti, e questo vi procuri continue preoccupazioni per la propria sicurezza,
lo vedete magari adottare dei comportamenti pericolosi, dall'autolesionismo ai disturbi alimentari, può avere dipendenza da droghe o alcol, o fare spese sconsiderate o nei casi più gravi anche dei tentativi di suicidio, no? Quindi l'area dell'impulsività si connota poi con queste caratteristiche. Ugualmente, dicevamo, una ricaduta sicuramente nel processo decisionale, in quello che è la rigidità del pensiero, no? Mi capita che magari il vostro familiare, pur affermando di vivere una quotidianità fatta di frustrazione, di essere infelice, di essere stressato, in realtà vi sembra incapace di compiere anche un piccolo cambiamento per migliorare la propria situazione, no? Vi sembra che le decisioni di tutti i giorni sembrano costituite da delle sfide enormi? Vi sembra che, come dire, pur con questa continua lamentela, in realtà non venga fatto nulla per andare nella direzione, appunto, di modificare il proprio comportamento? E così vi trovate ad assistere impotenti mentre magari prende una decisione sbagliata dopo l'altra, no? Ed è apparentemente incapace di imparare dagli errori, quindi continua a ripetere un po' sempre gli stessi errori e a fatica a cogliere, no, la causalità di quello che succede, il fatto che no, ci sia un collegamento tra quello che lui fa e poi, come dire, le conseguenze del proprio comportamento. Dicevamo anche il caos relazionale, quindi cosa osserviamo, cosa osservate? Quindi vedete delle le relazioni interpersonali spesso sono veramente dei campi minati, no? Sono un'area completamente disastrata nel quale il familiare sembra di vivere in un mondo di tutto niente, di bianco nero, di out-out, e dove il grigio realmente, dove il grigio inteso come compromesso è sostanzialmente impossibile. Possiamo anche come clinici osservare come un migliore amico, un amore della vita può scomparire alla stessa velocità con cui è apparso. Oppure allo stesso tempo potete aver vissuto una sorta di idealizzazione inizialmente, potete essere il partner migliore del mondo, la mamma o il papà migliori del mondo, quindi allo stesso tempo dopo poco risultare invece i peggiori, quindi vivere costantemente questa tendenza ad essere profondamente amati e poi di vivere nei vostri confronti dei sentimenti di odio. Così come la sensazione, no, di avere di fronte una persona che pensa di non avere problemi, ma di essere, come dire, l'eterna vittima di comportamenti scorretti altrui. Quindi è il mondo che funziona male, no? Sono gli altri che in qualche modo non capiscono non li capiscono, e questo fa sì che le cose, appunto, vadano male, con una sorta di difficoltà a assumersi la responsabilità poi in realtà del cambiamento e delle proprie azioni. Dicevamo anche l'ipervigilanza, quindi questa grossa ipersensibilità. Magari sin dall'infanzia avete osservato che il vostro familiare, il vostro conoscente era molto sensibile ai rumori, ai toni della voce, alla luce, e tutt'oggi è sensibile alle sfumature emotive degli altri e alle reazioni degli altri, no? Una critica, un rimprovero, no? Un minimo cenno di rifiuto da parte vostra o degli altri può provocare una forte reazione, e con anche come esito spesso un isolamento da ogni tipo di interazione sociale. Quindi un fallimento, il minimo episodio che richiama appunto un fallimento porta al ritirarsi completamente dal giocare un'intera partita. Così come è possibile sperimentare, no, un senso di sfiducia nei nostri confronti, nei vostri confronti, una diffidenza
e stare con questa continua tensione, paura di aver detto o fatto la cosa sbagliata, no? Questa difficoltà quindi a essere spontanei per timore che le azioni possano essere fraintese dall'altra parte, quindi un po' quella sensazione sempre di camminare sulle uova. Anche l'aspetto cognitivo risente molto della disregolazione emotiva, no? Quindi potete aver assistito, no? Il vostro familiare nella descrizione di un evento del passato il cui ricordo non coincide proprio col vostro stesso evento. Quindi vi sembra quasi di aver partecipato a un evento completamente differente rispetto a quella che è la vostra percezione o quella che è la percezione degli altri componenti del nucleo familiare. Questo, come dire, proprio come esito, come vera e propria distorsione cognitiva legata agli aspetti di disregolazione. In tutta questa miriade, come dire, di manifestazioni, quindi legate appunto a manifestazioni più evidenti, no? E che sono specchio profondo di quella che è la sofferenza emotiva, in realtà c'è anche un'altra parte, quella che, come dire, è definita competenza apparente. In realtà spesso quello che possiamo anche osservare proprio come altro, come polo opposto degli elementi che abbiamo visto precedentemente è questa competenza apparente. Possono essere in grado in realtà di controllare i propri comportamenti in situazioni pubbliche o in presenza di sconosciuti. Possono avere quindi la capacità di apparire calmi, essere in grado di agire come se stessero bene, ma questo stesso comportamento non riescono a mantenerlo all'interno dei rapporti familiari, quei propri familiari, quando la relazione diventa una relazione significativa, in cui quindi si attiva in questo senso un sistema di attaccamento. Quindi, nonostante la loro alta funzionalità e competenza apparente, spesso non riescono a raggiungere un alto grado di soddisfazione nella vita e sembrano invece vivere una costante esistenza di quieta disperazione. Probabilmente questo aspetto è quello maggiormente frustrante per chi si trova a vivere con queste persone. In parte, come dire, anche la causa, no? È quello che rende difficile per i familiari, per un partner, per un amico, accettare che la persona stia veramente provando quell'estrema sofferenza, perché è sconcertante vivere con qualcuno che in pubblico si comporta benissimo ed è in grado di assumere delle condotte molto funzionali, mentre in famiglia, no, possiamo notare comportamenti estremamente irrazionali o addirittura violenti, no? Mi viene in mente, no, il racconto di una coppia di genitori che nell'ultimo gruppo aveva riportato il fatto, no, che quanto questo aspetto fosse veramente difficile da gestire quando magari loro stavano vivendo nel contesto familiare con molta sofferenza l'adolescenza del proprio figlio, e invece quando si trovavano nei contesti con gli amici di famiglia, con altre coppie, no? Gli altri genitori lodavano e ammiravano il loro figlio come gioioso, sereno, intelligente, no? E quanto questo per loro risultava estremamente frustrante. Questo possiamo dire che, no, proprio per la presenza di questa dualità diventa veramente difficile essere di supporto in certe situazioni e provare compassione per un proprio familiare, per un proprio partner, perché ci pone di fronte, no, un po' alla domanda, insomma, di quanto ci è o ci fa, no, in questo senso, e questo è un po' il primo scoglio da passare.
E diciamo che sia per quello che riguarda la terapia, sia per quello che riguarda appunto le relazioni all'interno della famiglia, dobbiamo partire da alcuni assunti di base che sono fondamentali. Quindi detto tutto questo, detto che sì, c'è disregolazione emotiva, ci sono agiti impulsivi, c'è violenza, aggressività, c'è l'incapacità a prendere decisioni, dobbiamo pensare tuttavia che stanno facendo del loro meglio, e che questo è il meglio che in quel momento, in quel dato momento loro possono fare. Dobbiamo pensare che vogliono migliorare la loro situazione, che nessuno se potesse scegliere farebbe questo, no? In questo senso, proprio perché anche a noi arriva e a voi arriva come un comportamento irrazionale, è illogico e soprattutto controproducente. Se potessero scegliere, no, probabilmente farebbero altro. Dobbiamo assumere anche che hanno bisogno, in questo senso, di stare meglio, di impegnarsi e di essere estremamente motivati per cambiare. E se anche, come dire, possono non essere stati loro la causa dei loro problemi, tuttavia devono comunque risolverli, no? E anche apprendere per questo nuovi comportamenti in tutti i contesti che per loro, no, sono rilevanti, e da qui in qualche modo intraprendere un percorso possibilmente per migliorare le abilità nelle quali sono maggiormente mancanti. E rispetto a questo ci sono due modelli teorici al quale, insomma, facciamo riferimento e che crediamo centrino perfettamente in questo quelle che sono le necessità del trattamento di questo tipo di problematiche, che sono la terapia dialettico-comportamentale e la terapia basata sulla focalizzazione. La terapia dialettica è una terapia che si focalizza maggiormente su come un individuo può imparare a regolare le emozioni e a mutare i comportamenti. Diventa indispensabile, mi viene da dire, che la persona che soffre di disregolazione emotiva acquisisca nuove abilità per regolare le emozioni e quindi imparare a mettere in atto comportamenti che siano finalizzati a uno scopo e non su una base impulsiva. La terapia basata sulla mentalizzazione invece si concentra maggiormente su cosa pensa e come percepisce una persona una situazione proprio durante durante una relazione, momento per momento, al fine di chiarire quelle che sono le intenzioni di ognuno all'interno della relazione e mantenerne il contatto. Quindi si basa sostanzialmente sul migliorare quelli che sono le difficoltà di lettura della mente, della propria mente e della mente dell'altro, per far sì che si riducano enormemente, da un punto di vista relazionale, le situazioni di fraintendimento. Sia la DBT, quindi sia la terapia dialettica, sia la terapia basata sulla mentalizzazione, sicuramente si fondano su due concetti fondamentali e di base, che sono l'accettazione e la compassione per le persone con disregolazione emotiva. Compassione nel senso di comprensione di quello che è effettivamente la sofferenza che provano. Sofferenza che è data ovviamente dalla difficoltà di comunicare i propri sentimenti, i propri pensieri, i propri bisogni, una sofferenza che l'isola, no? All'interno della quale diventa difficile arrivare a soddisfare anche i bisogni più semplici, no? Perché quando gli altri non ci capiscono e non capiscono quello che diciamo, questo ci fa e ci porta un costante senso di frustrazione e ci porta e porta le persone con disregolazione emotiva alla percezione di non contare nulla per gli altri, di essere invisibili, di sentirsi profondamente soli e isolati dal resto del mondo. Per questo, no, dal punto di vista
dei familiari, ma anche dei clinici, no? Quelli che diventa fondamentale trovare un modo per entrare in connessione, no? Con questo isolamento di queste persone e aiutarle, no? Nel far sì di poterne uscire, di poter diventare anche più abili a mostrare quelle che sono le proprie emozioni e raggiungere quindi dei propri, i propri scopi personali, i propri obiettivi personali. Quindi per far questo ci sono una serie di abilità e di ingredienti, no, che vi descriverò, che insomma che portano, no, e possono aiutare anche per chi si trova a stare a fianco a una persona che soffre profondamente ma che non sa come fare ad uscirne, quindi poterne essere un supporto fino ad averne, quindi a svolgere una funzione quasi terapeutica in questo senso. Questi ingredienti partono da quella che è definita accettazione radicale, la validazione, dalla mindfulness, dall'acquisizione di abilità per cambiare il comportamento e appunto dalla mentalizzazione per permetterci di comprendere quelli che sono i fraintendimenti all'interno dell'interazione. Cos'è l'accettazione radicale? Accettazione significa riconoscere nel più profondo di noi stessi ciò che è nel momento presente e riuscire a tollerarlo. È radicale proprio in senso di accettazione totale e completa. Quindi una delle prime abilità che si richiede, no, a chi ha a che fare con una persona che appunto vive o si trova a gestire una persona con disregolazione emotiva è il fatto di accettare la propria vita, quello che sta accadendo così com'è, prima di tutto, senza desiderare o far finta che sia diversa, no? Quindi partiamo dal presupposto che quello che stiamo vedendo, quello che stiamo sentendo, quello che sta succedendo è reale e partiamo in qualche modo nell'accettare questo. Diciamo che l'accettazione radicale è sicuramente il punto, la base su cui si poggiano poi i concetti di validazione e quindi successivamente di cambiamento, che è la prospettiva dialettica nella terapia dialettico-comportamentale, appunto per far sì, come dire, di muoversi in un costante, passando da un costante atteggiamento validante e della sofferenza della persona verso poi un cambiamento dei comportamenti perché questi diventino maggiormente efficaci. Quindi significa accettare radicalmente la realtà, significa accettare la vostra vita così com'è, in questo momento accettare il vostro familiare o il vostro partner per quello che è in questo momento. Quindi accettare che voi, il vostro caro, la vostra cara, state facendo del vostro meglio per adesso e potete andargli incontro in questo momento ovunque si trovi. Accettare il vostro lutto, accettare che la vostra vita è diversa forse da come speravate che fosse, ma è quella che decidete di giocare, e decidete di giocare con le carte che avete ora in mano. No? Questo, in questo senso, è il punto di partenza, no, per affrontare situazioni così complicate. La validazione diventa poi, no, appunto, poggiandosi su questa parte di accettazione radicale, il linguaggio, no, che possiamo utilizzare, che potete utilizzare per comunicare col vostro familiare. È l'arte, in questo senso, di legittimare l'altra persona, di accettarla per quello che è, nel momento presente, cercando di trasmetterle un senso di accettazione. Quindi significa sostenere, significa incoraggiare l'altra persona, le sue emozioni e le sue reazioni. Validare anche significa dare affetto, essere sensibili, essere curiosi, e diventa un potente mezzo per ridurre fraintendimenti e attribuzioni errate che spesso, come dire, sono quello che caratterizzano le relazioni con loro. Quindi una validazione proprio come accettazione incondizionata.
cos'è che si può, no? La validazione può passare in vari modi, può passare per il semplice atto di prestare attenzione, quindi anche semplicemente ascoltare il vostro familiare nel momento in cui sta male, si lamenta, permette, no, di dare significato, dare importanza, no? Non ignorare quello che sta dicendo e accoglierlo e accettarlo proprio come si diceva prima, lì nel momento presente. Un altro modo per validare è rispecchiare in modo accurato quello che sta succedendo, quindi in questo senso nell'essere curiosi, nel cercare di capire, no? Quindi mi stai dicendo che l'altro giorno ti sei sentito profondamente deluso perché il tuo amico, la tua amica non ti ha richiamato, così come poter comprendere anche in modo intuitivo quello che sta succedendo, no? Diventare capaci di dare un ordine, di dare una causa-effetto, elemento che, come si diceva prima, chi fa fatica a regolare le proprie emozioni non riesce a fare. È possibile inoltre validare il passato. Validare il passato significa in qualche modo riconoscere che forse la sofferenza che è presente oggi è una sofferenza che ha ragion d'essere sulla base di esperienze che la persona ha avuto nel passato, fallimenti scolastici, fallimenti amorosi, fallimenti di qualunque tipo, piuttosto che, come dire, una storia che di magari poche cure, no? Quindi la validazione ci permette anche di leggere lo sconforto, la tristezza, l'irrazionalità, se vogliamo, no? Del momento presente, però con una logica proprio per quello che è stato nel passato. Ugualmente quello che possiamo validare, che si può validare, è il presente, no? Provando il più possibile quindi a normalizzare, comprendere come probabilmente per il vostro familiare, per chi soffre di questa disregolazione, è normale, come dire, sentirsi in quel modo, è normale pensare, no, di aver fallito in tutto, è normale sentirsi così alla luce, no, di quello che gli è appena capitato. Cosa si può validare? È possibile validare sensazioni ed emozioni, è possibile validare il desiderio di qualcosa, di riconoscere che è normale, no? Desiderare di diventare qualcuno o di possedere qualcosa. Possiamo validare le convinzioni, i pensieri riguardo qualcosa o i valori. Così come è possibile validare la difficoltà di un compito e riconoscere gli sforzi che sono stati fatti per raggiungere un obiettivo, anche nel momento in cui magari l'obiettivo non è stato raggiunto. Però è importante, come dire, comprenderne l'essenza, capire la fatica, l'impegno e poter in questo, no, sostenere e validare la persona. Oppure le azioni efficaci che si sono compiute appunto per se stessi o quello che viene fatto per gli altri. Quindi la validazione, diciamo che può essere applicata a tutto ciò che, come dice la parola, ha valore, no? È vera e ha valore riguardo a qualcosa. Quindi insieme all'accettazione radicale e alla validazione come linguaggio di comunicazione, un altro aspetto, un'altra abilità estremamente importante che insegniamo ai nostri familiari è la mindfulness. Mindfulness è un termine che significa concentrarsi sul momento presente, prestare attenzione all'esperienza del presente, nel qui ed ora. L'apprendere prevede una modalità di osservatore non giudicante, ok? Quindi la possibilità di osservare senza giudicare e quindi di poter riconoscere i tre stati della mente, sia
vostra sia del vostro familiare, quindi riconoscere quando il vostro familiare è in mente emotiva, quando è in mente razionale o è nella cosiddetta mente saggia. Mente saggia che è, come dire, una mente che integra appunto sia gli aspetti emotivi che gli aspetti più strettamente razionali. Quindi questo al fine di aiutare il proprio familiare in un momento in cui è in mente emotiva, quindi in cui l'acceleratore emotivo è il massimo, aiutarlo a passare per esempio alla mente saggia in un modo efficace, evitando così di peggiorare ancora di più la situazione. Quindi dopo questa prima parte, no, più di abilità che sono come dire, si basano maggiormente sulla parte dell'accettazione, ok, diventa poi importante, no, insomma, diventano poi importante l'acquisizione di tecniche per il cambiamento del comportamento. In questo senso la validazione non basta, ok? Quindi diventano estremamente importanti tutte le tecniche per il cambiamento basate su quelli che sono i principi del modellamento, del rinforzo, dell'insegnamento. In questo senso lo scopo della terapia dialettico-comportamentale consiste proprio nel cambiare questi schemi comportamentali che sono contraddistinti, come vedevamo, come dicevamo prima, da un modo rigido di pensare e renderli, come dire, maggiormente efficaci per la persona e per il contesto di vita. E abilità che, come dire, attraverso quindi l'apprendimento, la ripetizione e l'applicazione di queste abilità è possibile creare nuovi percorsi neurologici in correlazione con le aree del cervello che sono interessate a questo, facendo sì appunto che la persona cambi i comportamenti e possa superare le difficoltà. Lo scopo per chi si fa carico quindi di una persona con disregolazione emotiva in questo senso, a questo livello, diventa imparare a riconoscere la carenza di abilità del proprio familiare e aiutarlo a utilizzare metodi della terapia dialettica per risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi, appunto secondo dei principi di modellamento, no? Quindi di imitazione di modelli nel mostrargli come questa cosa può essere fatto, diventando in questo senso, trasformando quindi in un familiare che in questo senso ha funzioni terapeutiche, no? E che può essere realmente di aiuto. All'interno del modulo sull'efficacia interpersonale, le abilità che si vanno ad insegnare sono la capacità quindi di definire dei propri obiettivi, di sviluppare l'assertività, di nutrire le relazioni e di equilibrare priorità e richieste, equilibrare quelli che sono voleri e doveri, insomma, così come l'abilità di accettare gli errori. All'interno quindi del modulo dell'efficacia interpersonale, queste sono le aree che vengono maggiormente sviluppate, approfondite, sia con la persona sia con i familiari. Gli altri due moduli, che prevedono invece abilità di regolazione emotiva e di tolleranza alla sofferenza, comprendono delle abilità appunto per gestire e regolare le emozioni e imparare in un certo senso a cavarsela in situazioni emotivamente difficili o cosiddette di crisi, senza arrivare quindi a peggiorare la situazione. Per chiudere questa parte, insomma, rispetto quindi a queste sorte di ingredienti, a queste questi fattori, questi elementi, no, che diventano estremamente indispensabili per creare una connessione con le persone con disregolazione emotiva e cercare in questo senso di essere di supporto, come si diceva prima, diventa necessario anche approfondire e imparare delle abilità di mentalizzazione. Mentalizzazione che appunto fa sì
che si riesca a comprendere i fraintendimenti in ambito relazionale, cercando quindi di modificare il modo in cui una persona arriva a percepire una situazione, delle esperienze interpersonali, tramite una maggior comprensione sia di ciò che sta accadendo nella propria mente, sia ciò che sta accadendo nella mente dell'altra persona. In questo senso, per un familiare diventa estremamente importante capire cosa sta passando nella mente dell'altro, mettersi nei panni dell'altro e quindi insomma avere poi degli strumenti maggiori per gestire l'interazione. Ok, lascio la parola a te. Non hai l'audio, Alessandra. Ok, scusate. Diciamo che tutto quello che ci ha illustrato fino adesso la dottoressa pone proprio l'importanza del centrale, cioè sul tema proprio della disregolazione appunto emotiva, che è un aspetto dimensionale che non è specifico rispetto ad un disturbo, ma è trasversale su più disturbi, e per quando parliamo di disturbi della personalità riguardano proprio circa il 10% della popolazione. E in Emilia Romagna la regione appunto indica appunto delle linee guida di indirizzo dei servizi territoriali che fanno riferimento all'American Psychological Association e a quelle che sono proprio le evidenze scientifiche evidence based. Il nostro progetto che abbiamo strutturato appunto per la cura dei disturbi della personalità si colloca proprio all'interno di queste linee guida e va a valorizzare sia l'area psicoterapeutica che l'area riabilitativa. Non so che devi girarmi tu. E l'intervento che proponiamo appunto all'interno di studi cognitivi è un percorso gruppale e in cui i pazienti per 3 mesi prendono l'impegno pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 18, quindi per affrontare le problematiche che adesso vedremo come è articolato. Dal lunedì al giovedì ci sono interventi per la persona appunto di gruppo e al venerdì viene concordato invece un momento individuale e al venerdì c'è anche il momento proprio solo per i familiari. I modelli di riferimento, come anche un po' preannunciato dalla dottoressa, che sono appunto che fanno riferimento a quello che sono le linee guida e agli interventi, quindi evidence-based, sono la terapia dialettico comportamentale, appunto della Marshall Linehan, e quindi è il modello che ha dimostrato per prima la sua efficacia sui disturbi della personalità. E quindi, diciamo, all'interno del nostro centro seguiamo appunto le attività gruppali proposte che fanno riferimento proprio al protocollo della DBT. Altro modello di riferimento è per quanto riguarda invece i gruppi che teniamo per i familiari o per persone significative che la persona sceglie di inserire all'interno del gruppo, fanno riferimento al multifamily group di Gunderson e al materiale della DBT Family Skill Training. L'altro modello che facciamo, che abbiamo strutturato all'interno del nostro percorso, è quello dell'intervento sulla ruminazione e il rimuginio, e il modello di riferimento è la terapia metacognitiva di Wells. Questi modelli, diciamo, hanno diversi obiettivi. Appunto, la DBT ha quello di andare proprio a ridurre la vulnerabilità emotiva attraverso delle abilità che vengono potenziate, migliorate, esercitate durante tutto il percorso e fanno riferimento alle abilità di
sociali, abilità per migliorare le relazioni interpersonali, conflitti, momenti di passività o momenti di estrema aggressività, un aumento del riconoscimento della differenziazione e di strategie per regolare i propri stati interni, abilità che vanno a aumentare il livello di tolleranza alla frustrazione, la tolleranza agli stati emotivi intensi, di cui si apprende un atteggiamento piuttosto fobico, e il potenziare le abilità appunto di mindfulness, di aumentare la consapevolezza. Per quanto riguarda invece le MCT, ha l'obiettivo di andare a ridurre quelle che sono delle strategie che la persona attua per regolare i propri stati emotivi, ma che sono strategie maladattive. È appunto un rimuginio che può essere definito ansioso o una rimuginazione che spinge più verso la depressione o l'aspetto rabbioso. Aumentare la consapevolezza di questi processi è fondamentale per poi andare a ridurre questi stessi processi e acquisire nuove abilità al posto di questi. L'obiettivo che abbiamo in parte detto in tutto il percorso è quello di intervenire appunto sull'ambiente familiare, amicale o di riferimento, proprio per cercare di intervenire in maniera educativa per creare un ambiente che non va, diciamo, a potenziare alcuni comportamenti disfunzionali, ma crea maggiormente un clima di accettazione, di validazione, volto poi al cambiamento e al fine di insegnare delle abilità volte a rispondere in maniera diversa di fronte a comportamenti appunto disfunzionali della persona. Quindi il CIP, appunto, come dicevo, che si sviluppa all'interno di queste reti, di queste linee guida internazionali, è un centro privato che è formato da un'equipe multidisciplinare. Ci sono 4 psicoterapeuti, 2 terapisti della riabilitazione e uno psichiatra, che sono tutti formati sui protocolli di riferimento. E gli operatori del CIP sono in stretta collaborazione col terapeuta che invia il paziente, proprio per la costruzione del progetto, per seguire le varie fasi durante il percorso e anche per ridefinire alla fine del percorso l'andamento, le abilità acquisite e come procedere poi. E come si può accedere al nostro servizio? Si può accedere o la persona sceglie individualmente di contattarci, oppure su consiglio del proprio professionista, dello psichiatra, del medico o del proprio psicologo, con cui appunto gli invianti, appunto come dicevo prima, possono incontrare il responsabile del progetto e costruire un po' le informazioni necessarie sul caso, e proporre proprio il nostro percorso e che cosa prevede le varie fasi, appunto. Come è strutturato, appunto, la presa in carico? C'è un colloquio preliminare e può essere fatto con la persona singola, oppure la persona magari sceglie di fare il colloquio insieme ai familiari, oppure insieme al proprio terapista o medico di riferimento. A questo colloquio preliminare segue poi una valutazione testistica e un po' una concettualizzazione di quelle che sono le aree maggiormente problematiche. Dopodiché si prospetta appunto la formulazione del progetto e gli obiettivi condivisi che si vuole potenziare e si vuole raggiungere. Vi è una strutturazione quindi di una relazione e quindi di uno specifico progetto per ognuno, e poi inizia il percorso intensivo dei 3 mesi. Al fine di questi 3 mesi c'è un colloquio finale, una nuova valutazione testistica e una revisione del percorso, perché ci può essere, questa può essere nei 3 mesi una fase acuta, e poi ci può essere una fase, se uno vuole, di mantenimento, dove poter venire 2 o 3 volte solo il pomeriggio dalle 18. Dalle 16 alle 18, solo per mantenere e potenziare e esercitare le abilità apprese. Questo è un po' lo schema delle nostre attività individuali.
il lunedì e il mercoledì si alternano, sì, il lunedì e il giovedì, scusate, sono fissi i gruppi sulla DBT, che appunto si alternano. Il primo mese riguarda la regolazione degli stati emotivi, il secondo mese sull'impulsività e il terzo mese sull'efficacia interpersonale. Fisso rimane al martedì il gruppo della mindfulness e al mercoledì c'è il gruppo appunto per la gestione della ruminazione e rimuginio. Il venerdì vengono strutturati i colloqui individuali, se c'è bisogno c'è anche la consulenza psichiatrica. Poi dalle 15 alle 16 c'è una pausa e dalle 16 alle 18 i pazienti, come vedete gruppo riabilitativo, si intende le attività che vengono svolte insieme alle tecniche della riabilitazione che vanno a potenziare, a fare esercitare le persone su quanto appreso le due ore precedenti, perché è fondamentale per l'acquisizione di un'abilità quella dell'esercizio, e quindi abbiamo dato una molta importanza a questa fase. Il venerdì dalle 16 alle 18 poi c'è il gruppo solo per i familiari. E quindi, come dicevamo prima, il gruppo settimanale con i familiari ha lo scopo di aiutare le persone ad acquisire delle conoscenze, degli strumenti, proprio per promuovere quelle abilità che che tutta la settimana i pazienti con fatica cercano di apprendere e di mettere in campo, e ridurre il carico derivante proprio dalla cura, offrendo un supporto diretto proprio al familiare. L'intervento di tipo psicoeducativo darà informazioni circa la diagnosi per una maggior comprensione delle caratteristiche e di che cosa si intende, indicazioni sui comportamenti da adottare proprio nei momenti di crisi, e verranno insegnate competenze specifiche per far fronte proprio alle difficoltà nella comunicazione, alle difficoltà legate al controllo della rabbia o dei comportamenti problematici, comportamenti impulsivi. E l'equipe in cui lavoriamo, sia io che la dottoressa Gemelli, appunto, effettua poi periodiche supervisioni cliniche dai nostri supervisori, dottoressa Rebecca e la dottoressa Stessa Rolli, e facciamo delle riunioni settimanali, appunto, sempre per avere un monitoraggio costante del percorso, dell'andamento di ciascuna persona e degli obiettivi che stiamo cercando di realizzare. Ok, questi sono i nostri contatti, il nostro sito, la nostra mail, il nostro numero di telefono, se qualcuno è interessato a collaborare, a partecipare. Abbiamo appena terminato il primo ciclo di 3 mesi, è partito a settembre e che si è concluso a dicembre. E il prossimo intervento dei 3 mesi sarà l'11 di gennaio, inizierà l'11 di gennaio e terminerà l'11 di aprile, se non erro con le date. Comunque 11 gennaio sicuramente. Adesso stiamo ultimando appunto la formulazione del gruppo, e quindi stiamo facendo i colloqui individuali e appunto le valutazioni. Quindi per chi fosse interessato a partecipare, ovviamente lavoriamo in questa fase proprio per formare il gruppo. Noi abbiamo concluso la nostra presentazione, speriamo di essere state abbastanza chiare e di aver spiegato il nostro intento e l'importanza che diamo all'aspetto appunto l'aspetto familiare all'interno del nostro percorso, di quanto pensiamo sia importante anche questo. E basta. Vediamo se ci sono domande. E sapete dirmi se ci sono realtà simili a Palermo? Direi che non ci sono. Non sappiamo, non siamo a conoscenza di strutture uguali alle nostre a Palermo. No.
altre domande? Sono. Anche con gennaio, con l'anno nuovo, continueranno, come dicevo prima, i nostri webinar, comunque mensili. E il prossimo sarà intorno al 26 di gennaio. Dopo manderemo le slide ai partecipanti e potete anche riascoltare insomma, il webinar sul canale YouTube di State of Mind. Ok, se non ci sono altre domande, per qualsiasi altra domanda specifica, non esitate a contattarci appunto telefonicamente o al nostro, anche per sapere bene i costi, le modalità, eccetera. Contattateci direttamente, saremo più che contenti di rispondere a tutte le vostre dubbi o interessi particolari. Sì, diciamo che insomma, ci rendiamo conto che non è semplice anche, come dire, arrivare a convincere certe volte il proprio familiare. Magari noi siamo anche molto consapevoli di quello che sta succedendo, però non è semplice convincere, insomma, la persona interessata a fare un percorso, farsi conoscere, insomma, sicuramente, come si diceva, l'accettazione, no? Che parte da noi sicuramente è poi un requisito che viene in questo senso richiesto anche a chi soffre poi di regolazione delle emozioni. Diventa controproducente utilizzare quella modalità del far finta che le cose non siano così ed andare avanti, no? E quindi un po' questa modalità che vediamo spesso nei nostri pazienti di mettere sotto il tappeto, no? Finché poi, come dire, il tappeto esplode e non ce ne sta più e poi ci si trova magari in una situazione più complicata ancora da gestire. Quindi sicuramente ci rendiamo conto che non è semplice far accettare anche chi ha questa difficoltà di fare un percorso di terapia. Tuttavia, come dire, un po' possiamo anche, cioè, anche rispetto a questo, se siete interessati, ci si può anche confrontare, ecco, insomma, cercare un po' di capire come, no, creare delle condizioni anche perché effettivamente anche la persona sia più motivata e sia curiosa di provare questo tipo di trattamento che ad oggi è il trattamento riportato da linee guida, quindi è il trattamento per elezione, per i disturbi di scontrollo emotivo. Quindi, insomma, se avete altri dubbi o altre domande, come diceva la dottoressa Brugnoni, insomma, possiamo sentirci anche telefonicamente, insomma, e confrontarci su un caso specifico. Ok. Ok, allora vi ringraziamo e speriamo di sentirvi con domande o richieste di qualsiasi tipo. C'era una domanda, Alessandra, che chiede se gli incontri sono online. Allora, noi Vai, vai, vai. vado. No, dicevo, noi abbiamo fino ad oggi siamo riusciti con le disposizioni a fare tutto in persona. Abbiamo delle aule molto grandi, quindi a norma, perché, come dire, essendo una sede di una scuola, anche degli spazi molto grandi, delle aule grandi che ci ha permesso di farle dal vivo. Non escludiamo che se la situazione dovesse, come dire, peggiorare dal punto di vista epidemiologico, potremmo anche fare questo tipo di valutazione. Ad oggi non l'abbiamo ancora sperimentato, non la escludiamo, ecco, non la escludiamo.
al momento, quindi è in persona e quindi non so se la persona interessata lo chiede perché questo non è del nostro territorio, quindi diventa difficile partecipare. È chiaro che questo poi cambierebbe un po' anche la partecipazione, nel senso che se fosse online ci sarebbe la possibilità anche di farlo più a distanza. Ad oggi non li abbiamo ancora previsti, insomma, non ne abbiamo avuto necessità, abbiamo preferito farli dal vivo. Che cosa può fare un genitore nell'immediato per attenuare queste disregolazioni? Allora, cosa può fare? Come si diceva, come dire, diventa estremamente importante avere quella sensibilità insomma, di cogliere l'aspetto di sofferenza, no? Mi viene da dire. Un po' la cosa più difficile da fare in quel momento è non entrare, no? Nell'attivazione, quindi anche perché qualunque tipo di comportamento porta un genitore o un familiare a essere profondamente preoccupato piuttosto che ad arrabbiarsi o essere profondamente frustrato. Quindi prima di tutto, come dire, la prima cosa è cercare in qualche modo un po' anche di regolare e insomma di attenuare quelle che è il proprio vissuto emotivo in questa situazione. Solitamente poi la validazione ha una grande potenza, no? Una volta che si impara come abilità, che è, come dire, appunto, proprio la capacità di capire qual è il punto della questione, no? Perché spesso non è così immediato. Per questo sicuramente no? Un po' con gli ingredienti che abbiamo provato a descrivervi, poi ci rendiamo conto che insomma sono abilità che necessitano un po' di pratica, sono le abilità che un po' cerchiamo anche di insegnare attraverso delle simulazioni, insomma. Però intanto permettono di disinnescare una situazione che nell'immediato veramente può essere molto accesa da un punto di vista emotivo. Chiedono anche di solito quante persone ci sono di solito al gruppo. Noi teniamo un massimo di 12 persone. Proprio per dar modo a che insomma, tutti abbiano lo spazio e sia efficace appunto per tutti. C'è anche una richiesta se è la sede accessibile con la sedia a rotelle. Sì, 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 sì. Sì. C'è un ascensore che arriva a tutti i piani agevolmente, sì, assolutamente. Anche perché è la sede di una scuola, quindi è comunque d'accreditamento, è stata, insomma. Assolutamente. Ok, stavo vedendo se c'erano altre. Ok, va bene. Vi salutiamo allora. Allora, ci sono corsi o percorsi per aiutare i genitori nello specifico, ma il nostro percorso, come dire, prevede la possibilità anche di partecipare per i genitori, nel senso che anche se insomma, la persona interessata non è in questo momento intenzionata a partecipare, si può valutare l'opportunità di partecipare come familiari ugualmente, insomma, all'interno del gruppo. Corretto Alessandra, nel senso che mi confermi che, come dire, c'è anche Anche questo aspetto. perché magari, cioè, nel senso che appunto il familiare vede più la fatica rispetto alla persona, vede più il problema a volte rispetto alla persona, quindi può essere, tra virgolette, che abbia bisogno magari di iniziare il percorso prima in modo tale da facilitare poi l'ingresso poi della persona, o comunque avrà sempre delle abilità per migliorare Per gestire la la situazione. gestione.
Mi sembra che ce ne sia un'altra. Chiedono anche se c'è una relazione tra il disturbo alimentare e la regolazione affettiva. Sì, cioè, nel senso che da questo punto di vista, allora, non entriamo nel merito del disturbo alimentare, però sicuramente è un'area, quella dell'alimentazione del cibo, che può, come dire, risentire della disregolazione emotiva, sia, come dire, magari non non clinicamente un'anoressia, quanto piuttosto nell'area della bulimia nervosa o del binge. Queste sono maggiormente le situazioni che si possono trovare anche in comorbidità, ma proprio come un'area, una sintomatologia alla cui base sta però un problema di regolazione emotiva. Quindi nel momento in cui solitamente si gestisce aspetto di regolazione emotiva e diventano più capaci di gestire le emozioni, regolarsi, diminuisce anche il disturbo alimentare. Okay. Quando chiedono anche, si organizzano anche gruppi classe, cioè cioè noi non ne facciamo, però effettivamente c'è un manuale che altre volte abbiamo sottolineato proprio del poter utilizzare questa abilità all'interno proprio delle classi. Non me lo ricordo mai come si chiama quel manuale. Boh, non me lo ricordo. Ah, adesso magari lo segniamo, lo Boh, scriviamo. Anch'io il te... mandiamole, non Anch'io il titolo non. ricordo. Quando vi mandiamo le slide con i nostri riferimenti, poi scriviamo anche questo. Ok. Ok. Va bene. Vi ringraziamo allora per la partecipazione e l'attenzione. Buonasera Grazie. a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie.